sali adrenalina a Matteo, mille. Passa sotto il cargo, Bob, e fatti tirare sopra. Allora ragazzi, adesso non si scherza, ci sono i colpi di GTA. Quindi se volete vederne tanti, e vi dico proprio tanti, lasciate tanti mi piace, perché altrimenti Lambo si mette a piangere. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi, e come al solito sono Frankie ed oggi sono qua per questo nuovo video. E oggi siamo qua per i colpi di GTA 5. GTA 5, Insieme a Lambo, che come potete vedere è sempre vestito in modo pessimo. E comunque sia, siamo qua nel filmato iniziale con Lester e faremo il colpo alla Flica. Perché a noi no, ci piace tanto alla Flica. Alla Flica, ok. E sei vestito come il 18° mio, non so se... Beh, più o meno. Vabbè, c'ho la giacca blu però. Va bene, comunque sia, con Lester qua al centro, cosa abbiamo deciso di fare? Dato che il primo colpo non si può fare in 3-4 persone, purtroppo non ci sarà Luca. Ops, ciao Luca, ops. Comunque ciao sia. Luca, ciao ciao. Ciao. Grazie. Ciao, ciao. Giustamente, perché Matteo, raccontaci. Grazie del... Racconta la tua PlayStation. Del, il tuo hard disk. La mia PS3 era di 12 GB, ma andando nello specifico non c'era direttamente l'hard disk. Quindi il signor Luca ha voluto regalarmi un hard disk pagando. Regalarmi un hard disk pagando, perché insomma devo pagarlo un po' di più. Un hard disk da 40 giga. Quindi bella, adesso posso giocare e posso mandare a fanculo i 12 anni. Oh, quindi in poche parole, risolto questo problema, potevamo finalmente giocare tutti assieme. Però il primo colpo appunto si può fare soltanto in due. E per questioni che non meglio che non chiedate, Matteo deve fare il primo colpo, nel senso... E lui ha i BO. Questa è la lavagna del colpo. Il bottino, 115 euro. No, poco. No, 115.000. Ah, ok. Continua. Vai. Conferma, continua. Vai. Continua. Vai. Conferma, continua. Allora, scegliamo. Mazza, quanto siamo brutti. Allora, cambia il completo. Metti quello elegante, insomma. No, il completo, non la tuta. Ah, ok. Vedi che tu c'hai completo, maschera e cose. Stile completo, ribelle, no. Lusco, business, vediamo questo, vai. Io mi scelgo la sicurezza, perché la sicurezza, ricordate, che è la più importante. Okay. Senti, la maschera si deve... Sì, la maschera, cioè, metti queste qua. Ok, a posto. La... Vai. Pronti. Ecco voi. Direttamente da un hentai. Eccoci qua. Direttamente da il Romix 2015. Romix 2015, che noi ci saremo. Quindi. Già quindi iniziate a prendere il biglietto. Oh. Eccoci. Mazza e borsa. Io ce l'ho. Lei team. Allora, diciamo una cosa, questa macchina qua che state vedendo non dovreste avercela quando fate il colpo la prima volta. Però siccome, visto che siamo raccomandati, visto che siamo raccomandati, ne abbiamo una. Però no, sostanzialmente io ho già fatto il colpo, Matteo no, e quindi per registrarlo sfrutto Matteo. Guarda che gli faccio, guarda sta macchina, guardala. Boom! Peggio della palla mia sta macchina. Comunque adesso dobbiamo raggiungere la fabbrica di Lester. Ma nel mentre Matteo ci delizierà con le sue opinioni tecniche su GTA Online rapine. Prego. Naturalmente io mi aspettavo più un commento, però. No, vabbè, molto bello. Io aspetto marzo. Ma già siamo a marzo. Ah, ok, io aspetto che... Eccoci. Oh mio Dio, che reazioni vere. Ups. Raggiungi la banca bene, però... Ecco, Matteo, va. Io adesso... Sappi che io adesso non vedo più il gioco, Perché? Perché io adesso sto hackerando il sistema, quindi ho tutto... tipo Snake, praticamente. Sì, ho capito come l'ho fatto anch'io prima. Senza preservativo, allora andiamo. Vabbè. Allora, Matteo, quindi mi affido alla tua buona guida, io non vedrò niente. Certo, se ti avvicini troppo alla banca, io sento pure... Io però sento le vibrazioni dei botti, Questo lo posso dire. E... No, porca miseria, ho sbagliato. Allora, questo qui è un minigioco abbastanza semplice, però...
È difficile, fra tante virgolette. Ma comunque, ascolta, se ti avvicini troppo alla banca, cioè parcheggia un pochettino distante, non troppo, e ok, aspetta. sulla Tiburtina, Sì, quindi parcheggia sulla aspetta. Tiburtina. Comunque, circuito completato. Ed ecco quindi tutte le parti del circuito complete. Sistema violato. Ecco qua Lester, simpaticissimo. Tu devi vedere la faccia di Lester che fa in questo momento. Ok, vai, vai, adesso rivedo nuovamente il mondo. Allora, parcheggia, mi raccomando. Da sospetti, Dove vai? Qua, Al parcheggio. pallino giallo. Ah, Al ok, a posto. parcheggio. Che cazzo ne so, mi ha detto dal A parcheggio. parte il parcheggio. E comunque sia, la vedi l'arco so giallo. Lenta. No, guarda, nessuno adesso si accorgerà che stanno arrivando dei rapinatori. Allora, Ok, ora di aprire il ci cavo. penso io ad aprirlo. Tira fuori il telefono. Ecco, sblocchiamolo. Attenzione. Parapapa. No, che Allora, figata! scendi. Premi il tasto. Quanto sei stupido. Premi il tasto. Mettiti la maschera. Sì. Scendo. Ok, Ok. Matteo, armi pronte. Benvenuti a una puntata di Sailor Oh, Moon. armi Eccoci. pronte, aspetta. E mi raccomando, che poi questi mica si accorgono che stiamo fuori con le armi. Comunque, tienili sempre fissi col mirino e sparagli vicino per impedire che scenda la barra, ok? Ok. Merry Christmas! Allora, distruggi le cose di sicurezza, Matteo. Stanno sopra. Nel frattempo minacciali, vai, minacciali. Ma pazzi da Oh, merda! sparali vicino, Matteo, vieni qua, sparali vicino. Occhio soprattutto a quello che sta dietro, e pure a questi due. Sono tre tizi in tutto, quindi vedi di tenerli. Pezzi da merda! Tienili Datemi i soldi! sotto controllo, Sai che se c'avevi il microfono potevi urlare veramente? Sì, Davvero? comunque si ascolta, quella barra deve stare sempre piena, Ok. Allora, adesso arrivano i guai. Sto trapano maledetto che lo odio. È il minigioco più difficile che abbiano mai fatto su sto gioco. Trivella la cassetta di sicurezza. Come? Una parola. Controllo i testimoni. Sì, devi controllarli. Oh! Tu non vedi niente, ti spacco la testa! Te la rovino, pezzo di merda! Vedete, io c'ho una voglia di sparare un bazooka No, qua dai, dentro. aspetta. Non puoi capire. Poi, sto minigioco non si capisce con che criterio tu devi usare L. Oh, mamma mia, quanto l'odio sta cosa. Ma i passi. No! Come si è abbassata la cosa Ma che d'intimidazione? sei stupido! No, vabbè, io non c'ho parole. Perché? Oh, io sparo sempre, ma perché? Ma tu devi continuare a tenerla Oh, alta. ti. Forse l'hai fatto intimidi troppo, che ne so. No, perché Riavvia. Oh, qua? tu devi sparargli, hai fianco, vicino. Io gli ho sparato al fianco, gli ho sparato, sempre. Al cassiere e ai testimoni giù per terra. Giù, tutti giù per terra. Dove stiamo qua? Se no, vabbè, almeno ci fai ripartire da un checkpoint valido. Voglio dire. Però, so già che andrà male sto colpo. Dove stai Ma pezzi andando? da merda! Allora, telecamere. Stavolta mi date tutti i soldi, eh! Le tele. Che sta Merde! facendo? No, vabbè, mamma mia, mi si è aperta la cosa dei personaggi. Oh cazzo! Sì, vabbè, le telecamere di sicurezza ci sto pensando io praticamente. Ok, lo so pure io. Wow, anche Allora. gli altri devi minacciare, capito? Sì, Sì, tranquillo, tranquillo. tranquillo. Sì, devi sbrigare! Dai, che ho fatto quasi l'ultimo anche. Dai, Va, rompiti! Oh, fatto. Continua a andiamo! tenerli. Non ucciderli, mi raccomando, Ok, Continua a metto fare una così. bella pallottola all'angola. Ecco Oh, ok. la cassetta, siete pronti ad Ok, andarvene? saliamo sulla carrozza. Salli sulla Mo' ci curva. penso io. Prevedere, corri! Non mi fa salire, che palle. Ok, vai, 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 vai. Andiamo, 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 andiamo! Cazzo, Mo' ci penso merda! io. Occhio che ci sono una marea di posti di blocco, Certo, Sì. per 3 stelle comunque sia mi pare un po' eccessiva la pulizia, Da questi che poi da qua, con questa macchina tu non puoi usare le C4. Cazzo! Vai, Matteo. Ci abbiamo la polizia dietro a go-go, bro. Non può manco sparare. Sì, però non, cioè, non posso usare le C4, capito? Raggiungi il punto di raccolta. Dai che ce la facciamo. Oh, passa, passa. Oh, occhio. Oh, no, 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 rigirati, rigirati, vattene via, corri. Dai, mancano 400 Cazzo, metri. merda. Ok, adesso Matteo, laggiù lo vedi che c'è un cargo, Bob? Mi sta salendo l'adrenalina a mille. Matteo,
passa sotto il cargo Bob e fatti tirare sopra. Vai. Rallenta, guida alla stessa velocità più o meno. Vai. No. Vai. Ma che è sta cosa? Vai. Ma che è? A posto. Oddio. Vedo unicorni che vomitano arcobaleni. Porco due, che cos'è sta cosa? Porco due, che cos'è? No. Mamma mia. E con questo, aspettare 2 anni ne valsa la pena. Abbiamo terminato il primo colpo delle rapine. Ed eccoci qua, ritornati, non si sa come, però. Oh, è tutto buggato. Io vedo bene. Casa, e papà è fuori. Questa scena vi saluto. Quindi ci vediamo. Comunque quella a sinistra a me è milfone, non te vorrei di niente. Quindi ci vediamo un prossimo video, come sempre, dritto per dritto.